Con Fabio Mian, termine di una grandissima vittoria. Innanzitutto parto da un po' dal giorno d'andata perché Trento era riuscita a recuperare un grande svantaggio e a vincere. Oggi arrivate qua con voglia di rivalsa e si è visto perché nel secondo quarto avete piazzato un break micidiale che poi alla fine, se andiamo a leggere un po' quelli che sono i parziali della partita, è stato quello decisivo, propiziato anche dalle tue triple. Sì, diciamo che siete stati bravi ad alzare l'intensità dopo un avvio un po' così così, anche per merito loro, più che per demerito nostro. Poi siamo riusciti a essere un po' più sciolti in attacco e siamo riusciti a fare 50 punti la prima metà di partita e questo sicuramente ci ha aiutato a prendere fiducia. I ricordi della partita dell'andata ci hanno aiutato a stare un po' più calmi nel secondo tempo. E alla fine penso che l'abbiamo gestita, magari non nel migliore dei modi, però l'abbiamo provata a casa, quindi è quello l'importante. Stasera sono state importantissime le difese perché quando una delle due squadre riusciva a difendere con continuità e fermare l'attacco avversario, poi in attacco riusciva sempre a trovare dei punti in contropiede. Sì, sia il nostro break sia il loro mini break per recuperare è partito dalla difesa. Noi magari, come loro, anche noi siamo andati un po' in confusione quando hanno alzato l'intensità. Però ci sta, siamo due squadre che giocano molto bene di squadra e si affidano ovviamente alle loro punte in attacco, ma senza la difesa fanno più fatica a portare a casa le partite. Oggi siamo stati un po' più bravi di loro e ci siamo tolti un altro piccolo sassolino dalla scarpa. Nell'ultimo quarto c'è stato un momento in cui Sutton in post basso ha creato scompiglio perché Washington e Dragovic hanno commesso il loro quinto fallo personale. Siete stati però bravissimi a non lasciarvi un po' trasportare da questa energia negativa, ma a restare lucidi e alla fine piazzare quei canestri decisivi che alla fine vi hanno tenuto sempre un vantaggio in doppia cifra. Sì, siamo stati bravi a superare immediatamente quel momento e questo fa parte dell'essere squadra. Dopo le parole sono arrivati i fatti e quindi con la difesa, dopo il momento di Sutton, siamo riusciti di squadra a uscire da quel momento, da quel mini break loro, ecco. Ultima domanda, prossima partita andate a Caserta, che è un campo difficile perché è una squadra che sta iniziando a trovare un po' di continuità anche a livello di roster. Secondo te cosa sarà importante fare, tenendo conto che è la seconda trasferta di fila che vi tocca? Sì, non dobbiamo pensare, dobbiamo giocare come sappiamo giocare e dobbiamo mettere intensità in campo ogni domenica sempre di più. Poi si può vincere e si può perdere, quando poi dai tutto, magari è più facile vincere. Quindi noi dobbiamo dare tutto in campo Numero e dopo alla fine dei 40 minuti alzare la testa e vedere chi ha avuto la meglio. uno. Grazie mille. Grazie a voi.